Iniziare bene la Lega Calcio a 8 è un conto, giocarla ad alti livelli in Serie A tutt'altro, lo sanno bene sia la Taverna dei 40 in maglia gialla alla destra dei vostri monitor che la Fraschetta del Pesce Express in maglia celeste alla sinistra. Le due sorprese in parte, in positivo di questo inizio di stagione che si daranno battaglia qui dall'Empire nella quarta giornata della Serie A della Lega Calcio a 8. Gialli contro blu, Taverna dei 40 contro Fraschetta del Pesce Express. Parlavamo giustamente di due sorprese. La Taverna dei 40, una sconfitta pur giocando bene contro Bacci Immobiliare Futbolette, una vittoria, due vittorie su due per la Fraschetta del Pesce Express di Alessio Nazareth, la rigenerata creatura Gruppo Progetti Immobiliare che ripresentatasi in Serie A ha portato nuova linfa con nuovi giocatori, ha riconfermato tanti degli elementi che nella Serie 2 dell'Atletico 2000 avevano fatto così bene da vincere un girone difficile, che si erano presentati anche varie volte alla chiamata in rappresentativa di mister Simone Rossi, c'è Popa, ce ne sono tanti altri che conosciamo. La Taverna dei 40 è reduce invece giusto una settimana fa dalla sua prima storica vittoria nella massima serie della Lega Calcio a 8, battuto il Tiburtina alla Stella Azzurra in un derby, in una gara molto tesa, molto tirata per 7-6. Fraschetta del Pesce Express invece, che ha avuto la meglio alla prima della Marlazio e si è sbarazzata senza troppe noie della Planet Twin Alberone, alla seconda cerca continuità di risultati anche in trasferta. In trasferta ha iniziato la sua stagione, il calcio d'avvio lo danno quelli della Taverna dei 40, provando direttamente a calciare dalla centrata, il pallone è subito stoppato da Chinagli. Sfera rigiocata dal capitano della Fraschetta, che allarga forse troppo debolmente, costringendo i suoi al primo rinvio verso Badie, ma il possesso è di nuovo di quelli di Nazareth, che provano a incunearsi centralmente per la prima azione, respinta dalla Taverna dei 40. Un nuovo anticipo, sono squadre atleticamente pronte anche ad affrontare una sfida qui all'Empire, che inversamente dal corto e stretto terreno della Stella Azzurra presenta molti più spazi larghi. Prova a prenderseli la Taverna dei 40, correndo sulla destra, arrivando sino in fondo, il cross rasoterra e sulla traversa il tiro da fuori ha tentato il tapin Montepaone, occasionissima in avvio. Era stato bravo a metà, possiamo dirlo, Toder Mihai Monteanu, l'estremo difensore della Fraschetta del Pesce Express, bravo perché il cross proveniva proprio dalla linea di fondo, nemmeno troppo lontano dal suo primo palo, la respinta era stata centrale, è andato in scioltezza Montepaone, che credeva probabilmente che il pallone non s'alzasse in quel modo. Prova a ribattere dall'altra parte e Badie, ma è di nuovo anticipato, quindi Calcaterra, che ha iniziato bene, prova a dare dentro la chiusura ancora una volta di Negro e Chinagli, il team da tanti anni col gruppo Progetti Immobiliare. Qui è intelligente Matar Badie, l'esordio in Lega, andarsi a prendere questo calcio di punizione che è già battuto dai suoi. Abbiamo visto nelle prime due gare un intento sempre manovriero della Fraschetta del Pesce Express. Qui Hussaini, il direttore di gara afghano di questo match, va a comandare rimessa laterale per la Taverna dei 40. Dalla sua posizione ha visto che la sfera era uscita del tutto, l'allargo è sbagliato da parte di Merlonghi, che di passaggi ne aveva sbagliati probabilmente uno in totale contro il Tiburtina. Negro va verso il proprio centravanti, anticipato, ancora rilancio verso Chinagli, che però è sempre ben posizionato, quindi Marco De Santis. Splendido il suo gol contro la Marlazio da posizione impossibile. Qui un cross alla ricerca di Badie, respinge la Taverna dei 40 in qualche modo. Poi l'esperienza di Sacchi, dal centro verso sinistra, ma si passa sempre per i piedi di Merlonghi, che qui è illuminante con l'apertura profonda in area di rigore. Dal fondo un altro tiro cross, le mani di Monteanu, gioca bene la Taverna dei 40. Non c'è stata la deviazione dell'estremo difensore della squadra allenata da Alessio Nazareth, semplice rimessa dal fondo per gli ospiti. Si cerca Badie, viene invece trovato Piras, altro giocatore di grande esperienza nella Lega, soprattutto in Serie A2. Piras qui dalla destra, un cross a cercare Matar Badie, viene messo fuori, quindi Anastasio. Giocatori un po' lontani dal nostro punto d'osservazione, ma riusciamo bene o male a riconoscerli. Merlonghi,
dialoga con un suo compagno lì vicino, poi va ancora a sventagliare alla grande, dove calca terra, tenta un controllo non facile. Davvero splendida la capacità di Merlonghi di pescare compagni ovunque. Badie ancora spostato in volo, secondo calcio di punizione conquistato dal numero 9. Ne approfittiamo per riepilogare gli altri convocati per questo match della quarta giornata, ricordando che la seconda è saltata per pioggia, l'allerta meteo che ha rinviato un po' tutto quel che si giocava quel giorno nella capitale. Intanto il lancio di De Sante, Spiras che controlla solo per un attimo, però allora esce dalla difesa la taverna dei 40, consegnandosi però ancora praticamente nelle mani nemiche. Arriva! Buona azione venendo incontro di un attaccante della Fraschetta del Pesce Express. Sacchi rinvia sul corpo di un avversario, sarà fallo laterale. Padroni di casa che si schierano con Bonifazzi in porta, poi 2 Anastasio, 3 Calcaterra, 8 Merlonghi, 5 Montani, 6 Montepone che abbiamo visto prima con la traversa in apertura, 11 Pera, 7 Remondi, 4 Sacchi appunto, 9 Simone e Ventre, 10 Zona, qui Monteano. Si la cava con i piedi rinviando col sinistro da un suo compagno di squadra che fa impostare Chinagli. Bravo Chinagli nell'andare a destra, poi il suo compagno controlla così e così. Quindi il possesso è di nuovo della taverna dei 40 che riesce a penetrare centralmente con lo scarico da Merlonghi. Gran libertà per ora di impostare per Merlonghi che gira da Sacchi. Sacchi avanza e prova un tiro strozzatissimo, lontanissimo dai pali difesi da Monteanu, che è alla sommità di una formazione che schiera tra gli altri il numero 11 Antonucci, 99 appunto capitano Chinagli, 6 De Santes, 2 Guiducci, 23 Leva, 26 Maiali, 3 Negro, 27 Piras e 7 Popa. Popa che non è ancora della sfida, si sta scaldando velocemente in panchina. Qui sbaglia il controllo Chinagli, il tiro di giocatore della taverna dei 40 che colpisce in pieno un avversario qui dalla sinistra. L'azione è girata velocemente dall'altro lato da una diligente giocata di De Santes, il tiro cross che parte, Bonifazzi stava per combinare la frittata sul cross. Bravo De Santes, ha sempre idee chiare, è un giocatore pratico ma riesce ad essere creativo nella sua praticità. Qui l'apertura verso la fascia destra, alla fine frutta un corner. Calcio d'angolo battuto teso, ancora verso Bonifazzi che stavolta in maniera più convincente va a respingere con i pugni. E ancora Marco De Santes a battere il tiro dalla bandierina. C'è un giocatore corto, lo cerca De Santes ma lancia in contropiede. Se non fosse per il grande intervento di Chinagli, la taverna dei 40. Ancora Fraschetta del Pesce Express col cross al rimorchio. C'è lo spazio per il sinistro. È arrivata la reazione dei ragazzi di Nazareth. Ale, dettene due, l'unico letto solo. E chiama. Emanuele e Chinagli chiamato sulla linea difensiva da Nazareth, non ha tenuto vicino a sé due uomini per il calcio d'angolo, a dire il vero, i ragazzi in maglia azzurra erano saliti praticamente tutti in area di rigore. Continua con volontà di impostare da dietro la taverna dei 40, qui errore di grammatica e fallo laterale del quale si occuperà Tiziano Negro. Tiziano Negro rimette lateralmente il pallone che Piras gli restituisce. Allora ancora Negro e Piras con l'assist fuori, con un altro cross delizioso, la sponda di testa. Grande azione della Fraschetta del Pesce Express che termina con un altro tiro dalla distanza fuori non di molto. La reattività offensiva dei ragazzi della Fraschetta del Pesce Express nel cercare la manovra tutta di prima nell'area avversaria. Qui dall'altro lato avanza la taverna dei 40, la partita è da subito molto bella ed aperta con le squadre che attaccano e qui se ne va sulla fascia sinistra e serve un intervento risolutivo in rinvio di Negro. Ancora taverna dei 40 con il lancio preciso in area di rigore, c'è la spizzata di Negro che trae in inganno anche Calcaterra, ha poi il problema di doversi liberare del pallone, lo fa egregiamente seppur calciando di nuovo verso Merlonghi, quindi Merlonghi prova a girarsi in un fazzoletto, non ci riesce, la pressione di Badie ancora positiva, si sta bene applicando all'esordio il numero 9 che qui va a correre, la chiusura di Sacchi però, allora Calcaterra. Qui la tocca da dietro il numero 23 Stefano Leva, ha tanti giocatori di gamba la Fraschetta del Pesce Express che recuperano molto velocemente, qui Monteanu rinvia molto male ma escono ancora bene dalla difesa gli azzurri che poi calciano da centrocampo.
il pallone è lontanissimo dai pali, ci ha provato De Santis, più o meno era quella la distanza, ma era un calcio di punizione. Eh no, scusate, la palla era in movimento, era più laterale contro la Mare Lazio. Qui le gambe di Tienaglie tengono la pressione da dietro. Batiglie con lo stop, quindi ancora Tienaglie. Caracollando verso destra e poi un'azione in triangolo. Apprezzabile la volontà, non però la misura in questo caso. Pier Marco De Santis. La gara è iniziata da quasi 10 minuti. Sul cronometro di Husseini, direttore di gara afghano di questa sfida, ed ancora 0-0 tra la taverna dei 40 e la fraschetta del Pesce Express, nella quarta di Serie A della Lega Calcio 8. Altro filtrante, sono dei cioccolatini da scartare ad una mano sola per Tienaglie, la sua capacità di saper comandare la difesa. Sale Negro, difesa 3 che ogni tanto diventa 2, quella della fraschetta che qui perde malamente palla in uscita. Allora il destro di Calcaterra, la mano di Munteanu, no, il pallone è uscito senza il tocco del portiere, altra grande occasione però. Ci sembrava la nostra postazione avesse parato l'estremo difensore della fraschetta del Pesce Express, tiro invece finito fuori. De Santis si libera del pallone di prima facendo correre Piras. Piras prova il gol alla Van Basten dalla fascia, era marcato da Sacchi. Molto difficile da lì far gol a Bonifazi. Il rinvio lunghissimo di Bonifazi, il pallone che spiove sulla fascia sinistra d'attacco della taverna dei 40, che l'ha però già ripersa. Quindi Negro. Lancio lungo, lasciano passare quelli della taverna dei 40, quindi occasione fraschetta del Pesce Express con il passaggio però direttamente tra le braccia di Bonifazi. Questa era una buona occasione, aveva sbagliato un'occasione il numero 4 se non andiamo errati, no, non si trattava di Sacchi ma del giocatore che gli gioca lì vicino. Difficoltà in uscita ora per la taverna dei 40, altro pallone banalmente perso ed altro destro dalla distanza che sibila non lontano dal palo, è sempre De Santis. Pressa alto la fraschetta delle Pesci Express costringendo al rinvio lungo la taverna dei 40, questo è buono però. Allora Merlonghi dentro Munteanu, un miracolo vero con un tiro da 3 metri a botta sicura. Che gran tiro di, in questo caso, di Calcaterra, è anche angolato il pallone a 3 metri davvero da Munteanu. Straordinaria reattività dell'estremo difensore della fraschetta del Pesce Express che pressa sì alto sul rinvio avversario. Ma che in questo caso direttamente dalla rimessa lunga di Bonifazi alla ricerca poi di Merlonghi, lucidissimo nell'andare in orizzontale a rimorchio verso centro area, ha rischiato tantissimo. Occasioni in avvio ma sempre 0-0 col colpo di testa a campanile con De Santis che ne effettua un altro verso un compagno nettamente anticipato. Corre il numero 6 della taverna dei 40, trattasi di Montepaone. Quindi Merlonghi, apertura a far salire i compagni da questo lato. Remondi non si intende con Calcaterra, sarà rimesso dal fondo per Munteanu. Spingi meno un attimo, no. Negro finta il passaggio a Badie, va invece verso Piras che la regala però ancora agli avversari, segnatamente ad Anastasio. Scambio alla taverna dei 40. Esagerando nel possesso e poi andando a commettere fallo sul recupero degli avversari. Qualche giocata d'accademia di troppo, ma c'è tanto pressing da parte delle due squadre. Le giocate vanno sovente accelerate. Cross dentro, Bonifazi in due tempi sposta tutti. L'area di rigore è naturalmente il regno dei portieri. Qui la mette giù. Un buon rinvio con i piedi. Lo fa vedere, ha commesso fallo sull'esperto Tienaglie. Qui un attaccante della taverna dei 40 è Montepaone. Sfida tra giocatori di grande esperienza nella Lega. Palla quindi a destra.
mezzo qua, ma dai. Pressing alto anche qui di quelli di Violini che riescono con Merlonghi a scipparla agli avversari. Calcaterra indietro da Anastasio. Sacchi. Serata molto umida questa dell'Empire. Sfera che transita in verticale. Merlonghi per una volta sbaglia, quindi Negro che si invola con Badie lì di fianco, non è servito. Allora Piras, scusate, il 23, quindi Stefano Leva. De Santes liberato ancora una volta la conclusione. Badie e Bonifazi imita il collega, altro miracolo. Badie furbissimo sulla traiettoria della conclusione sporca tentata dal limite dell'area di rigore. Calcio d'angolo, salgono molti elementi della freschetta del Pesce Express. Su questo corner battuto fortissimo verso Bonifazi, ne nasce praticamente un contropiede spinto da Calcaterra che poi chiede troppo il suo destro. La sfera finisce addirittura in fallo laterale. Guiducci va lungo da Leva, anticipato Merlonghi, si addormenta sullo stop della sfila Piras, ma torna Merlonghi in possesso e poi calcia col destro, la sfera sbatte sul palo dopo un brutto tuffo di Monteanu e vale il vantaggio questo destro di Merlonghi dalla distanza per la Taverna dei 40. Siamo 1-0. Una bella gara sbloccata da un errore, possiamo dirlo, quello di Monteano, che non è andato giù, reattivo e veloce sulla propria sinistra, soprattutto è stato beffato malamente dal rimbalzo del tiro viscido tentato da Merlonghi, che aveva dapprima perso il pallone, poi l'aveva ben recuperato, infine la decisione di calciare dai 15 metri. Badie, qui gamba tesa su di lui durante il palleggio, se ne accorge Hussein, e calcio di punizione. La scheda del Pesce Express che ha già dimostrato di essere squadra in grado di non disunirsi e scomporsi, se in svantaggio. Quelli di qui De Santes senza la distanza va a calciare, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo, freschetta del Pesce Express, ancora verso il centro. Dove vanno a staccare tanti marcantoni, uno di loro è Piras che lamenta ancora una volta una trattenuta, non se ne avvede Husseini, semplice rimessa dal fondo con rinvio lunghissimo a far correre Chinagli per la copertura della posizione e del possesso. Lui naturalmente ci riesce salvando il fallo di fondo. Rinvio di Monteanu, spinto Badia ancora una volta. Calcio di punizione dal cerchio di centrocampo, se ne potrà occupare come al solito Marco De Santes, che ci prova un po' da tutte le posizioni ed è uno schema fisso, sembra esserlo, dell'ex gruppo Project Immobiliare, quello di liberare alla conclusione il numero 6. Anche uomini a disturbare la visuale, De Santes lo sa e parte proprio verso la porta, il bunker di Bonifazi che para. Scambi veloci ma errati ancora una volta in difesa della Taverna dei 40, quindi Badie la rovesciata poi da terra in qualche modo, quindi Merlonghi, dal nulla Merlonghi il lancio, serve la bravura di Negro e il suo senso della posizione. Qui lo stop di Piras a spazio per il tiro che invece viene scoccato da un suo compagno di squadra, se la ritrova tra i piedi Badie che non può sbagliare sul destro di Antonucci, si fa trovare pronto, è 1-1 per la freschetta del Pesce Express. Bonifazi torna a regnare la parità sul terreno di gioco dell'Empire. Merlonghi, palleggio, varie opzioni, sceglie quella a sinistra. Ancora Merlonghi, prova ad illuminare andando da Montepaone, Montepaone gliela serve di ritorno.
prova a farla passare Merlonghi facendola sbattere contro il braccio di un avversario involontario, però il tocco dato la distanza ravvicinata. Quindi Fraschetto del Pesce Express che esce ancora in bello stile, non fosse per la chiusura di Sacchi. Quindi Piras, contrasto energico, retropassaggio, poi da Bonifazi, sta lasciando molto correre Hussaini, ma lo sta facendo senza ipocrisie, da ambo i lati. Passaggio da Anastasio. Quindi a sinistra la taverna dei 40 sbatte sul pressing del numero 23 Leva. Sarà rimessa laterale per la taverna dei 40, è un pareggio che per ora esprime a pieno quanto visto sul rettangolo verde di via degli Aldobrandeschi. In questo match del quarto turno entrambe le squadre vengono da una vittoria, non hanno nessuna voglia di fermare la striscia in avvio. Badie si getta in pressing, ma la palla è ancora della taverna dei 40 che calcia verso Monteano, stavolta con ventre. Parata comoda per l'estremo difensore di Nazareth. Nero. Centralmente da De Santes che in verticale innesca Badie. In area di rigore Badie dalla linea di fondo. Diligente l'assist. Negro, manca il controllo. Molto bravo il numero 9. Sia a scattare in profondità che a servire un pallone col giusto tempismo a Negro. Non si è fidato della conclusione di prima intenzione. Tra l'altro col sinistro che è il piede preferito. Qui è battuto il fallo laterale, Sacchi prova ad andare in anticipo, De Santes di prima, gran pallone di ritorno. Il tiro di Leva finisce fuori di pochissimo. Bonifazi finta il lancio lungo, poi va corto da ventre, stavolta trattenuto in maniera vistosa da Negro. Sacchi. Cambio di gioco. Esce bene con tempismo la difesa della Fraschetta del Pesce Express. Poi Montepaone s'abbraccia con un avversario, De Santes, che è molto furbo nell'andare a terra. Punizione che poteva forse anche non starci. Sacchi, il suo rinvio, il destro deviato, ancora da fuori, sarà rimessa dal fondo. È stato colpito Badie. Gioco corto della taverna dei 40, così come piace a Violini, che naturalmente è costretto ogni tanto a vedere la sua squadra anche effettuare lanci lunghi quando il pressing sul rinvio dal fondo arriva praticamente ai confini dell'area di rigore. Merlonghi da Bonifazi. Il rinvio di Bonifazi a sfidare Chinalli, che cade a terra, allargato su di lui il braccio Montepaone. È rimasto a terra Chinalli. Nazareth chiede che il pallone sia messo fuori, lo chiede anche l'altra panchina, segno di sportività. Chinalli non è un giocatore solito fingere in queste occasioni, c'è stato il contatto probabilmente involontario con Montepaone. Sta per arrivare il momento di Gabriel Jonut Popa col fallo laterale, serve a Negro sportivamente per restituire il pallone alla taverna dei 40, che reimposta sempre sull'asse Merlonghi. In avanti Montepaone, a ventre vicino a sé, lo serve ora Simone Ventre. Avanza e calcia col destro. Aveva una buona porzione di specchio della porta, lo va a mancare e di molto. Sta per rinviare Monteano, protagonista in positivo con un paio di ottimi interventi, ma in negativo sul gol del momentaneo vantaggio della taverna dei 40. Sacchi. Protegge il pallone Andrea Sacchi. Sul fondo è pressato e s'arrabbia Leva con il pressing indemoniato portato da Maiali. Quando è tempo per un time out.
Fischia Husseini stanno riprendendo posto sul terreno di gioco dell'Empire dopo il primo e crediamo unico time out di questa prima frazione che sta per terminare. La taverna dei 40 e la fraschetta del Pesce Express 1-1 tra le squadre allenate rispettivamente da Sandro Violini e da Alessio Nazaret, in un primo tempo che esattamente questo anche ai punti sta dicendo sul terreno di gioco. In vantaggio la taverna dei 40 con un tiro da fuori di Merlonghi sul quale Monteano è stato imperfetto, poi sulla conclusione di Antonucci si è fatto trovare pronto al tapine di fronte alla porta intercettando praticamente la conclusione del compagno, l'esordiente Badie. Qui buona ripartenza della fraschetta del Pesce Express, poi il tacco da parte di Maiali, Sacchi in maniera energica ma perdendo poi il pallone, quindi leva le finte di Leva che gioca con la suola, gioca anche con l'avversario, poi allarga a destra, sono in tanti in area di rigore ma è errato il controllo proprio lungo la linea di fondo, quindi sarà fallo laterale per i padroni di casa. Un minuto di recupero assegnato giustamente per la piccola interruzione che c'è stata per il mini infortunio Chinagli che si è ripreso prontamente dopo lo scontro con Montepaone, dal direttore di gara, quindi meno di 60 secondi al termine della prima frazione, con Merlonghi che la rigioca direttamente da Bonifazi, portiere molto bravo con i piedi. Anche in questo caso rilancia lui, la sfera spiove proprio per un compagno, era buona anche la sponda di Montepaone. Non è entrato in area di rigore col tempismo giusto Anastasio. Tiziano Negro lancia per un'altra spizzata, Popa si impegna, Bonifazi però dribbla lui ed un compagno di squadra per poter bloccare il pallone all'interno della propria area di rigore. Bonifazi sempre col pallone da calciare dal suolo, con i piedi una mezza sponda in avanti, quando il duplice e fischio di Husseini ci dice che la taverna dei 40 e la fraschetta del Pesce Express stanno pareggiando per 1-1 al termine del primo tempo di questa quarta giornata dal Circolo Empire. Ci risentiamo a brevissimo per la ripresa. Fischia Husseini ed è già tempo di ricominciare a mulinare le gambe e produrre calcio a 8 per la taverna dei 40 e la fraschetta del Pesce Express, che hanno già invertito il loro campo dalla sinistra alla destra dei vostri monitor. Attaccheranno i ragazzi in maglia azzurra allenati da Alessio Nazaret, che per questo secondo tempo si avvarranno anche dei servizi di Gabriele Jonut Popa, che ha terminato il riscaldamento che è durato praticamente tutta la prima frazione, inversamente dall'altro lato, dalla destra alla sinistra, quelli in maglia gialla di Violini. Qui Popa tenta subito la prima imbucata e dicevamo di Violini che erano andati in vantaggio con il destro dalla distanza di Merlonghi ma sono stati raggiunti da Badie. Qui un contrasto fin troppo energico a centrocampo ed anche con gamba tesa per quanto riguarda Ventre, quindi sale da sinistra la fraschetta del Pesce Express, pensa anche ad un tiro che fa partire Bonifazi in due tempi, è imperfetto, serve il rinvio di un suo difensore. Inizia tutto all'attacco in questo secondo tempo la formazione ospite, salvo poi spegnersi in questa iniziativa direttamente tra i piedi dell'estremo difensore avversario, che disegna un altro lancio verso il petto di Montepaone, molto bravo, poi in area di rigore l'intervento secondo il direttore di gara sul pallone, poi riescono a pulire la situazione quelli della fraschetta del Pesce Express, che sbagliano però poi il passaggio, il dialogo difensivo, quindi Anastasio che era prima andato giù, qui va tra le braccia di Monteano che è ancora sicuro però. Leva, la gioca indietro da Negro, pressing alto di Anastasio. Anastasio riesce quasi a portare via il pallone a Maiali che lo protegge col fisico, poi esagera andando da Chinagli costretto al rinvio badando solo al sodo, calcaterra, fisicamente sbalza un avversario, fa bene invece in copertura da quest'altro lato il numero 2 Graziano, quindi fallo laterale per la fraschetta del Pesce Express. Azione dalla sinistra con un gran tiro che finisce alto sulla traversa, però ci dovrebbe aver provato Negro anche in questo caso. Riscaldamento perpetuo in panchina da parte dei protagonisti che sono fuori per entrambe le squadre.
colpo di testa qui, tentava un assist difensivo, la recupera la Taverna dei 40, che palleggia qui sotto la nostra postazione. Con il retropassaggio di Calcaterra da Sacchi, ancora Calcaterra, fallo laterale. C'è un contrasto, si arrabbia Calcaterra con Popa, poi i due si spiegano. Ho chiesto che te sei fatto. Calcio di punizione, l'intervento di Pop è stato fin troppo irruento, una piccola discussione poi tra Chinaglio e Violini subito sedata, quindi Calcaterra che va troppo forte da Montepone, costretto poi forse a commettere fallo non secondo il direttore di gara, allora Merlonghi dal limite che calcia contro un avversario. Ci sembrava netto da questa posizione lo sgambetto lì poco prima del confine dell'area di rigore. Ancora Montepaone. La sua bravura nel proteggere il pallone. Poi va da Merlonghi che se ne libera d'esterno velocemente. Calcaterra non riesce ad arrivare sul pallone. Difende alta la Taverna dei 40. Riparte male la freschetta del Pesce Express. Quindi Sacchi torna da Bonifazi. C'era spazio per Popa, c'era spazio per Maiali. Si sono rammaricati e non poco. Gli avanti di Nazareth in questo caso. Merlonghi. In verticale, gran pallone per Anastasio che poi però se l'allunga fatalmente in rimessa dal fondo. Montenu l'ha già rimessa da fuori. Chiamano ancora un lancio lungo quelli della freschetta del Pesce Express. Per Sacchi basta porre il fianco a mandare fuori Giri e Maiali per andarsi a prendere questo fallo laterale che viene poi lasciato al numero 7, vale a dire De Mondi. La battuta, Merlonghi deve alzare il pallone forse un po' alla rinfusa, Chinagli lo tocca malissimo e regala praticamente una tuscia agli avversari. Fallo laterale di cui si occuperà Simone Ventre. Non ha compagni in zona, quindi deve ricominciare da dietro. Anastasio da Sacchi, potrebbe scivolare da Calcaterra e lo fa. Il pressing di Popa costringe Calcaterra a rifugiarsi da Bonifazi che come al solito è molto preciso nel rilancio, costringe Negro qui agli straordinari. Negro poi sbaglia, serve l'intervento perentorio di Chinagli. Poi Montepaone lo tocca, si accende una discussione lì in zona tra Chinagli e Montepaone. Chinagli che è caduto a terra dopo aver anticipato l'avversario che ha lasciato lì la gamba. Sono giocatori che la gamba non la tirano indietro praticamente mai. E ha il suo bel da fare Husseini per sedare gli animi. Chinagli e Montepaone sono ancora arrabbiatissimi vicendevolmente. Giallo sia per Chinagli che per Montepaone. La gara è tesa, seppur i punti in palio non siano ancora la quarta giornata, pesantissimi. Ma i contrasti sono molto energici per ora. Abbiamo avuto un saggio prima con Popa, ora con Montepaone. La sponda tentata è Popa che prova ad impegnarsi, ma non riesce a tenere il pallone. Che poi la Taverna dei 40 gioca malamente fuori. Fallo laterale freschetta del Pesce Express, battuto verso Leva. Leva pressato, riesce a sradicargliela qui il numero 10 zona, che poi sbaglia, serie di rimpalli e fallo di Ventre. Calcio di punizione ed altro giallo. Sta cercando di tenere in pugno la gara Husseini, utilizzando anche i cartellini a sua disposizione. Ne sono stati combinati un paio precedentemente ai due litiganti Montepaone e Chinagli. Qui fallo netto in ritardo, seppur non cattivo, di Ventre. Ed altra amarilla.
della punizione sembra volersi occupare come al solito De Santis, se non andiamo errati. Parte De Santis, il destro a giro tra le braccia di Bonifazi. La traiettoria era buona, sfera ben indirizzata ma molto debole stavolta rispetto ai canoni di potenza a cui ci ha già abituato, seppur solo dopo un centinaio di minuti in Serie A, De Santis. Merlonghi. Assist da quest'altro lato, Calcaterra. Torna sui propri passi andando ancora dal suo metronomo che gli rende la sfera. Quindi Calcaterra voleva andare verso il centro, ma le difese per ora battono nettamente gli attacchi. Qui Popa lancia un compagno, Bonifazi blocca in due tempi. Mette poi in movimento velocemente Anastasio. Anastasio da Ventre. Simone Ventre che si appoggia ancora lì a destra, sono squadre molto simili nel voler essere manovriere, nell'avere degli ottimi appoggi poi davanti al proprio gioco. Sacchi va da Ventre, Ventre larghissimo, quasi se la porta fuori, poi riesce in qualche modo ad andare da zona che gli dà un buon pallone che Ventre crossa, dove Popa in semi rovesciata libera. Si è fatto male Anastasio, probabilmente una noia muscolare per lui, e col fallo laterale a favore per la Taverna dei 40 viene chiesta una piccola pausa per far uscire il giocatore di Violini dal campo. Attende un sostituto, sta per arrivare. Mirko Montani entra al suo posto, fuori Anastasio per infortunio, speriamo che non sia nulla di grave. Il passaggio di ritorno a Calcaterra coglie il numero 3 in controtempo, quindi fallo laterale fraschetto del Pesce Express. Vuole il pallone Popa, che viene però superato dal fallo laterale, quindi il colpo di testa di Calcaterra. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Merlonghi palleggia con Ventre, due che parlano calcisticamente una lingua similissima. Sacchi va a destra. Il primo pallone è giocato da Montani, che in verticale cerca Montepaone, ben anticipato ancora una volta da una difesa della fraschetta del Pesce Express, che col passare dei minuti ha preso bene le misure al centravanti avversario. Ancora Ventre. Lancio di Sacchi, Montepaone stavolta riesce addirittura a girarsi e poi calcia contro un avversario, grande occasione però. Dato il vantaggio il direttore di gara. Calcio d'angolo Taverna dei 40 battuto rasoterra. C'è stato un colpo di tacco davvero ben portato da Ventre. Monteano si tocca la caviglia, è rimasto probabilmente il piede piantato a terra sulla parata lì sul primo palo. Problema per l'estremo difensore della fraschetta del Pesce Express, vediamo se si riprende in tempo. Va ad allacciare gli scarpini con i guantoni, è un'impresa molto ardua. Si avvicinava Chinagli per dargli una mano, ma Monteano ci è riuscito da solo. Qui Negro, tre dribbling e pallone a Maiali, pensa al destro poi allarga. Qui dal lato destro dove parte un cross, De Santis a controllarlo allargando ancora bene sulla sinistra. Chance col destro che parte a giro e finisce non lontano dall'incrocio dei pali difeso da Bonifazi sulla sinistra del portierone della Taverna dei 40, che anche qui finta il rinvio lungo. Poi lo effetto, il pallone che spiove dove di testa ha provato Montepaone. Montepaone che pur non essendo tra i giocatori più alti e tra i centravanti più corpulenti della Lega Calcio 8 ha una prestanza fisica e una bravura nel colpire il pallone di testa rara. Merlonghi. Popa. Servito dopo il recupero dei suoi compagni, Popa vuole cambiare gioco, lo fa velocemente con il sinistro dove però attendeva Montani. Poi bene in verticale Montani, messo a terra Montepaone da Chinagli, che è già ammonito così come il suo avversario anche in questo contrasto. Va a fare però un fallo tutto sommato pulito e non rischia il secondo giallo. Okay.
gara che potrebbe essere anche decisa da un calcio piazzato, tale è l'equilibrio che stiamo vedendo all'Empire. Non moltissime le occasioni da gol in questo secondo tempo. L'occasione è per Merlonghi, che da quella posizione ma alla stella azzurra ha segnato contro il Tiberteam. Parte Merlonghi. Il suo destro teso passa ancora come alla stella azzurra. Qui all'Empire c'è più distanza da coprire, ma il destro di Merlonghi è buono anche a via degli Aldo Brandeschi. 2-1, Taverna dei 40. Punizione praticamente in fotocopia rispetto a quella che abbiamo visto, seppur deviata contro il Tiberteam, alla stella azzurra la distanza era minore, ma l'idea di calciare direttamente secco il pallone, lanciarlo teso senza che esso possa toccare terra verso la porta avversaria, ha funzionato ancora per Merlonghi, che qui retropassa il pallone verso Sacchi, il suo lungo rinvio. Montepaone col controllo e Chinagli che prova a sbarrargli la strada, subisce fallo da Montepaone, non si stanno volendo troppo bene i due. Desiste dallo spiegarsi con i protagonisti in campo il direttore di gara. Il match è ripartito con la buona apertura qui a destra, ma con la copertura altrettanto buona da parte di Calcaterra, che va a frustrare il tentativo di sovrapposizione di Guiducci. Sul fallo laterale il pressing di Popa, rinvia badando al sodo la Taverna dei 40, ma va sul sinistro di Negro che stoppa e può ricominciare. È pressato anche da Ventre, deve scaricare in verticale, bene qui la fraschetta del Pesce Express. Buono anche il tiro di Maiali, però va fuori rispetto ai pali difesi da Bonifazi. Manca un po' l'apporto di Popa, probabilmente non ancora al 100% della condizione, anche questo il motivo evidente per il quale non è stato schierato dal primo minuto nella fraschetta del Pesce Express. Chinaldi, De Santes, ha diminuito il suo raggio d'azione rispetto al primo tempo. Si arrabbia tanto Popa per questo passaggio fuori misura, non riesce ad entrare in gara il numero 7, che pressa anche qui il Calcaterra, che vince il rimpallo e poi va al retropassaggio su Bonifazi. Popa si impegna in dribbling, costringe al rinvio immediato Bonifazi. Montepaone addomestica da Ventre, Ventre ancora bravissimo, è agganciato, sarà calcio di punizione. E altro cartellino è giallo, stavolta sventolato a De Santes. Abbiamo chiamato in un certo senso la rete che ha sbloccato la situazione che si era restaurata, quella di parità della prima frazione. Dicevamo che un calcio piazzato avrebbe potuto indirizzare una gara molto equilibrata. Ha sembrato ascoltarci da lontano Merlonghi, che qui tenterà ancora con una delle specialità della casa. Muntiano ne ha messi tre in barriera e riparte Merlonghi, ancora secco e teso, con deviazione, sarà calcio d'angolo, le tira tutte così Merlonghi. Indipendentemente dalla posizione, la bravura di Merlonghi nell'andare a questa sorta di terraria. Il fischio di Husseini. C'è Montani in area di rigore, il pallone passa e viene salvato sulla linea da Chinagli. Munteanu si complimenta con lui, era l'uomo sul palo. Ancora calcio d'angolo per la Taverna dei 40, che va tesa ancora all'altezza del primo palo. In una replica del corner precedente per batterne un altro. Stavolta l'aveva messa fuori De Santes. Qui il calcio d'angolo arriva nel cuore dell'area di rigore. È dapprima respinto, poi un tiro sul braccio, ma c'è un intervento a gamba tesa di Ventre. È calcio di punizione per la fraschetta del Pesce Express. Tra le mille proteste dei protagonisti in campo, sembrava comunque aver scelto bene stavolta il direttore di gara. Con De Santes che vuole far correre i compagni, che dalla media distanza provano con Maiali. L'allargo a sinistra, il tiro cross e ancora la resistenza di Sacchi in calcio d'angolo. La gara entra nel vivo, non manca moltissimo al termine. Manca ancora un po' con l'assist a De Santes, ce l'aveva sul sinistro, se la domestica sul destro e fa praticamente partire il contropiede di Montepone che entra in area di rigore. Calcia alto sul ritorno di Chinagli. La gara è molto bella, si alternano molte occasioni da rete ora da ambo i lati, c'è un cambio volante, sta per rientrare Antonucci per la fraschetta del Pesce Express dal suo tiro
È nato il pareggio momentaneo di Badelli, che si arrabbia per la sostituzione, anche probabilmente per la situazione di svantaggio Maiali. Quindi Merlonghi va a terra Montepaone, c'è un altro calcio di punizione ed è stato chiamato time out dalla Taverna dei 40, si riprenderà da una zona buona ancora per Merlonghi. È stato chiamato time out. Termina il time out chiamato dalla Taverna dei 40, che sta per battere un calcio di punizione da distanza più ravvicinata rispetto al punto dal quale Merlonghi, autore già dal gol del primo tempo, quello che valse l'1-0, è riuscito a sbloccare la nuova situazione di parità che era stata imposta da Badie. C'è calcaterra sul punto di battuta che sistema con gran cura il pallone. Lui o Merlonghi calceranno verso la porta di Monteanu, che in questo secondo tempo non ha dovuto effettuare parate significative, nemmeno Bonifazi, a dire il vero. La gara è stata davvero molto tesa, ed è tra due squadre tutto sommato in salute. Si allontana Merlonghi, si allontana anche Montepone, che la punizione se l'era conquistata. Ha il suo bel da fare per far rispettare la distanza regolamentare il direttore di gara. 4 sul muro di Monteanu, 6 aggiunto Antonucci. È pronto il vice capitano Lorenzo Calcaterra. Il suo destro raso terra, secco anche questo tiro, ma inversamente rispetto a quello di Merlonghi è diverso l'esito, è un fallo laterale per la fraschetta del Pesce Express. La rimessa vuole mettere in movimento Popa che in rovesciata va da Antonucci, attende il rimbalzo del pallone, poi l'assist ancora Popa, il grande 1-2 che si chiude e il calcio di punizione proprio dal limite dell'area. È caduto a terra Popa sull'aggancio da parte di Sacchi, che si lamenta con il direttore di gara. Si era chiuso un grande 1-2, tutto volante tra Antonucci e Popa. Il numero 11 rigettato nella mischia da Nazareth. Qui tante opzioni, molto centrale la posizione di tiratori balisticamente pronti, ne ha tanti la fraschetta del Pesce Express. C'è Leva, c'è Negro, c'è soprattutto De Santis sul pallone. Parte Negro sulla barriera, poi Leva non controlla, arriva il destro di Chinagli. Non va lontanissimo dall'incrocio dei pali di Bonifazi, ha provato il capitano dalla gran distanza. Qui Negro, altro buon recupero sull'ennesimo rinvio lungo di Bonifazi, poi danza sulla linea del fallo laterale andando da Chinagli. Si rivolge bene il capitano della fraschetta del Pesce Express al suo compagno in maglia numero 2, che va da Popa. La solita andatura caracollata di Popa, che poi calcia. Si arrabbiano i compagni. Vogliono più ragionamento da parte sua e Antonucci e Leva, che si sono fatti sentire su questa occasione. Malamente sciupata, Montepaone usa il fisico ma regolarmente, quindi il destro che non va lontano dal palo di Monteanu da parte di Anastasio. Le gran proteste di De Santis, c'è un giocatore che è rimasto a terra per la fraschetta del Pesce Express, essendo atterrato male in occasione del contrasto precedente. Vuole Violini un dialogo veloce dei suoi in campo per tentare in contropiede di avere ragione della fraschetta del Pesce Express, che qui può beneficiare anche di un tocco che ammorbidisce il pallone a Popa. La può dare qua al numero 2 Guiducci, carica il cross che parte, viene messo fuori dal senso della posizione di Sacchi, ma il possesso è ancora per quelli di Nazareth, anzi no, Negro aveva provato a tenere dentro il pallone, che invece rimetterà da fallo laterale, non zona bensì direttamente Capitan Montani da zona. Protezione con la suola, cade a terra ma secondo l'arbitro da solo, quindi De Santis dalla sinistra, l'assist a Popa, lo stop classico di Popa, l'appoggio lì vicino, cade Popa, fa correre il direttore di gara, che poi si accorge che il vantaggio non si stava concretizzando, è da calcio di punizione, no, ma da un'altra posizione.
Chinagli, Leva, De Santis, probabilmente sarà De Santis. No, si è allontanato De Santis. Vuole tirare Leva, si crea anche un discreto mucchio di uomini di fronte a Bonifazzi che ne ha messi solo due in barriera. Il portiere della Taverna dei 40 vuole vedere partire il pallone. Il destro di Leva deviato dalla barriera e poi rinviato dalla difesa della Taverna dei 40 che può anche pensare al contropiede. Lo fa malissimo, quindi De Santis che fa da frangifrutti lì di fronte alla difesa. Da Chinagli quindi Negro, ancora De Santis. Pensa al tiro che gli è stato tolto, la punizione l'aveva battuta Leva, poi l'assist a Popa che non ha spazio per calciare. L'aveva tirato prima da casa sua, qui dal limite non prova, quindi Antonucci lotta con Anastasio che ne esce alla grande, a testa alta e spinge fuori dalla sua difesa, correndo a destra velocissimo Anastasio. Serve un intervento difensivo prodigioso che fa bloccare il pallone a Munteanu. La gara sta per terminare, se ne accorgono le squadre che si allungano, ne beneficia lo spettacolo. Gran ritmo, gran tenore di battaglia qui sul terreno di gioco con il pallone in area di rigore per la fraschetta del Pesce Express, che sbaglia ancora un controllo facile con Leva che aveva anche compagni lì vicino. Zona è fresco, non se la porta fuori, gliela toccano fuori adesso. Gli applausi di Violini sono per la volontà di uscire fuori dal momento d'impasse per i propri giocatori, che naturalmente sono tenuti sotto assedio da una fraschetta del Pesce Express che dopo due vittorie nelle prime due giornate di campionato non vuole assolutamente capitolare sul terreno dell'Empire. Calcaterra, dal cerchio di centrocampo Calcaterra, un rasoterra, ancora un buono stop e poi dal limite Merlonghi che illumina in area di rigore. C'è l'occasione, il destro che parte ma sbatte sul palo, incredibile. Ma ancora Taverna dei 40 in area di rigore con Anastasio, i suoi dribbling, è indemoniato il numero 2, non Merlonghi in questa occasione. Strozzato malamente il suo sinistro e rientra dentro a 2 minuti dal termine, 120 secondi di recupero Badie, l'uomo che già una volta l'aveva pareggiata per Nazareth. Va lui a stoppare di petto, non sente minimamente la pressione di Calcaterra dalle spalle, poi va a commettere fallo lui ingenuamente lasciando lì il pallone, dove l'abbrivio di zona fruttò un buon possesso, ossigeno e secondi che scorrono per quelli di Sandro Violini. La partita è stata bella e tesa, non densissima ad occasioni da gol, ma davvero senza pausa. Sacchi sullo stop di Anastasio, che tiene il pallone, vuole proteggere il possesso e giocare col cronometro. Leva se ne accorge, gliela sottrae, fallo laterale che viene lasciato a Negro. Devi fare in fretta la fraschetta del Pesce Express. Lo sa Badie che vola veloce da Antonucci. Ancora Sacchi però ad imporre i suoi centimetri e i suoi chili. Poi a trascinarsi fuori in fallo laterale il pallone, ad allontanarlo in maniera antisportiva, prendendo un cartellino giallo sacrosanto per questo. Chinagli, una delle ultime occasioni, va da De Santis, la responsabilità del tiro di De Santis, stavolta malamente portato, quindi zona, addirittura contropiede con Chinagli che la rigioca, da Munteanu, devono applicarsi per impedire il corner e gettare un'ultima preghiera in avanti e quelli della fraschetta del Pesce Express che invece dialogano in difesa anziché lanciare. Manca pochissimo con Guiducci che rinvia, Merlonghi di testa, dove zona può imperare sulla fascia destra. Antonucci lo rincorre, zona però salta d'impeto due avversari, vince anche un rimpallo, Guiducci la mette fuori e sa tanto di resa questo rinvio mancato da parte del giocatore in maglia celeste. Hanno provato in ogni modo a scalfire il muro posto di fronte a Bonifazzi in questo secondo tempo dal momento del nuovo vantaggio di Merlonghi. Fallo laterale per Merlonghi proprio. Merlonghi che la protegge, porta a casa un'altra rimessa su Negro. Rimessa, Anastasio, la rende ad un compagno che calcia malamente fuori però allora Badie, forse l'ultimo contropiede, si addormenta però Antonucci, quindi Anastasio, anch'egli va contro Chinagli, l'arbitro fischia per 3 volte, finisce qui, seconda vittoria consecutiva per la Taverna dei 40 che esordisce alla grande in casa qui all'Empire, battendo una tosta fraschetta del Pesce Express che si ferma stoppandosi dopo due vittorie consecutive ma facendo vedere ancora grandi cose in campo. Squadre in salute nella quarta giornata.